Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, finalmente Atomo 3.0 che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, enorme, eh? Enorme, è un albero. Non so se lo sentite. Questo è duro da tagliare, ragazzi. Questo è veramente duro. Sono stracontento. In mano non scivola. Il tagliente è perfetto. Ragazzi, qui andiamo veramente con un'arma di distruzione di massa. Ragazzi, ero venuto solo per vedere se il manico scivolasse o meno. Mi sto divertendo come un pazzo. Taglia da paura. Legno, ragazzi, duro come la pietra. Va dentro come un proiettile, ragazzi. Avete in mano veramente un'accetta. Facciamo anche un pochino di batoning, ragazzi. Già che l'ho tagliato, vediamo come va dentro. Anche se ovviamente l'abbiamo già fatto a sufficienza con i ragazzi, però ragazzi c'è poco da dire. Avete in mano, ragazzi, un'accetta per spaccare la legna, ragazzi. Questo spacca di brutto. Ragazzi, batoning è inutile che ve lo faccio vedere, tutte le altre cosette, batoning, punte, ricciolini. L'ho fatto perché, ragazzi, io quando arrivo nel bosco col coltellone devo farlo.
Però da Atomo 2.0 è cambiato praticamente solo il manico. Un minimo più lunga la punta, però le prestazioni sono quelle, ragazzi. Guardatevi tranquillamente il video di Atomo 2.0 e avete le stesse prestazioni assolutamente nel batoning, ragazzi. Questo legno durissimo spacca di brutto, spacca veramente di brutto. La sua forza, ragazzi, la sua forza è proprio nel chopping. Con questa presa arretrata adesso non scappa più. Ragazzi, avete in mano un'accetta, dovete pensare a questo, avete un'accetta in mano. Ragazzi, il fatto di aver allungato un pochettino il manico vi porta, quando lavorate con il dito, l'indice, nella finger choil, a riequilibrare completamente il coltello sul posteriore, quindi vi va a pesare dietro, ragazzi. Sulla finger choil il coltello pesa dietro, quindi avete un coltello grandissimo, ma in mano, quando lavorate così sui lavoretti, ragazzi, sui ricciolini, avete un coltello, ma un coltello ultra 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 maneggevole. Ci rendiamo conto, ragazzi, dei ricciolini o no? Ci rendiamo conto o no di che tagliente ha questo coltellone? Coltellone, ragazzi, da 600 grammi che fa questi ricciolini. Pazzesco! Ragazzi, ricciolini da paura, con un coltellone da mezzo metro. Ragazzi, appena tornato dal bosco, coltello ancora sporco, vediamo com'è andato. Ragazzi, com'è andato? Pare che non abbia nemmeno lavorato. Tagliente perfetto, mezza giornata, ragazzi, dovevo solo vedere se questa nuova manicatura, questo nuovo disegno scivolasse ancora o meno. Ragazzi, non scivola più, un'accetta tagliente perfetto, ragazzi, coltello praticamente nuovo. Ragazzi, sapete che a me il tagliente piace bello splendente a specchio, ci ho dato una bella passatina sullo strop. Ragazzi, non posso spiegarvi quanto è dolce questo taglio. Cioè, veramente qualcosa di pazzesco, è un bisturi, ragazzi. Veramente un bisturi, sono stracontento, stracontento del trattamento termico su questo acciaio, ragazzi, sono innamorato. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui, finalmente Atomo 3.0 versione
definitiva, ragazzi, versione definitiva del mostro, ragazzi, del mostro. Coltello disegnato da me, ma questo lo sapete, e realizzato da Dio, da quelli della Gravibus Cultro. Ragazzi, spettacolare, spettacolare. Eliminati i difettucci che erano emersi provandolo con i ragazzi al raduno di Trebbana. Ragazzi, i coltelli vanno provati perché altrimenti Atomo 2.0. Per me, ragazzi, sarebbe stato già bellissimo, capito? Era già un coltello disegnato da me, bellissimo. Invece il coltello provato ha evidenziato dei difetti, soprattutto nella manicatura. Il coltello tendeva a scivolare, ragazzi, a perdere la mano praticamente. Passavate più tempo a stringere il coltello che a pestare. Questa cosa, ragazzi, doveva essere risolta perché un coltello così potente, ragazzi, che scivola, non riesce a sfruttare appieno il suo potenziale. Ragazzi, risolta da Dio cambiando il disegno della manicatura, ragazzi, anche la trama, poi lo vediamo. Ragazzi, allungando il manico di mezzo centimetro, questo coltello è diventato una bestia. È stata un'intuizione, ragazzi, geniale, veramente geniale allungarlo di mezzo centimetro. Perché praticamente, ragazzi, vi spiego un attimo gli equilibri del coltello. In presa arretrata avete il coltello, ragazzi, con una leva ancora più lunga, un'accetta. Ragazzi, qui non avete in mano un coltello, avete in mano un'accetta, non c'è differenza. Pestate come i matti. In presa normale il coltello comunque pende ancora davanti, quindi per cioppare le cioppatine di fino, per fare le punte, potete prenderlo invece che dietro, che ammazzate tutti. Davanti andare a cioppare col peso ancora davanti, però attenzione, ragazzi, attenzione. Perché se lo prendete nella finger, il peso va dietro, guardate, guardate. Il peso che va dietro dona al coltello, ragazzi, una maneggevolezza, una leggerezza veramente da Dio. Intanto stamattina siamo all'autodromo, ragazzi, passano tutti pischellini col motorino. Ragazzi, dona al coltello una leggerezza, una maneggevolezza pazzesca. Qui andate avanti a fare ricciolini per ore con un coltello da 600 grammi, bilanciato da Dio, ragazzi, bilanciato da Dio col bilanciamento dietro, perché Atomo 2.0 era bilanciato esattamente sulla finger, vedete? Vedete? Era bilanciato esattamente sulla finger. Si vede? Perfetto. Qui invece, ragazzi, spostando il peso dietro, ovviamente, vedete, il coltello cade. Cade dietro e ragazzi, secondo me è veramente una figata, figata allucinante. Provatelo in mano, ragazzi, provatelo, perché quando vi accorgete che in questa presa lavorate come con un coltellino in mano e avete in mano una tega da 36 centimetri, ragazzi, secondo me anche voi vi innamorate, perché poi quando spostate la mano dietro ed è tempo di distruzione, andate a distruggere tutto, distruggete veramente tutto. Manicatura, ragazzi, manicatura che è cambiata essenzialmente tutta, anche se qualcuno mi dice, ma non è cambiato molto, non doveva cambiare molto, ragazzi. Il coltello andava alla grande, l'avete visto, l'abbiamo provato in 10 persone, al raduno ci abbiamo pestato tutti, ragazzi, il coltello andava alla grande. Però attenzione, guardate questa parte della manicatura e questa parte. Vedete, questa scende rettilinea, invece questa ha questo svaso, vedete? È svasata qua. Ok, va a scampanare, si stringe e poi scampana, si stringe e poi scampana. Questa cosa, ragazzi, è fenomenale perché crea un tappo alla vostra mano, crea un tappo spettacolare che non vi fa scappare la mano. Tutta la potenza la date nei colpi, non a stringere il coltello, ragazzi, è fenomenale, 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 ragazzi. Leggera, perché non deve andare a dare fastidio, però la vedete che c'è. Ragazzi, il tappo che crea è spettacolare. Un attimino abbiamo aumentato qua dietro, ma non dà fastidio al mignolo. Già verificato, ragazzi, perciò tanta roba. Due fori per il laccetto a seconda di come siete comodi. Potete metterci anche laccetto e forellino, una bella dragona. Ragazzi, altra cosa della manicatura, abbiamo cambiato la trama. Perché, ragazzi? Eccola qua.
Vedete, ha più parte liscia. Perché? Perché ragazzi, dal confronto si cresce sempre. Giovanni Gamba, ve lo ricordate, l'artigiano di quel coltellone che a Bosco era andato da Dio, ragazzi? Adesso me ne ha mandato un altro da provare, che dobbiamo provare. Nel confrontarmi con lui mi ha detto, guarda che secondo me tutte quelle fresature ti portano via grip, te lo fanno scivolare. Perché? Perché il coltello, pensa come alle ruote delle Formula 1, perché hanno le slick, le gomme sono lisce, per dare il massimo attrito. Quindi ragazzi, abbiamo creato questa. Le fresature sì, perché mi danno una presa salda e poi mi piacciono, ragazzi. Ma abbiamo creato questa parte liscia gommata, ragazzi, perché è Surtacci il G10 e il G10 gommato. Ragazzi, la mano si incolla. Giovanni Gamba, perfettamente ragione. Grazie mille per il suggerimento. È stata veramente una figata, perché adesso con questa parte piatta, ragazzi, vi si incolla la mano. L'altra cosa, abbiamo aumentato gli spessori, lo spessore del manico, perché anche lì a raduni, ragazzi, mi avevano detto, guarda che secondo me è un po' sottile. Abbiamo aumentato lo spessore aggiungendo del G10 rosso, che dà un tocco d'eleganza, ragazzi, per andare a conquistare tutte le ragazze nel bosco, a far scappare ovviamente, ragazzi, acciuppate qualsiasi rivale in amore. Abbiamo aumentato il calibro dalle viti, le abbiamo messe anche più belline, ragazzi, però abbiamo decisamente aumentato il calibro, se vanno a fuoco è bellissimo, eccole lì. Quindi ragazzi, sempre Torx, però con un bel disegnino, eccole lì che le vedete, ragazzi, per avere ancora più stabilità. Quindi manicatura secondo me perfetta, poi ovviamente ve lo sta dicendo la mia mano. Ragazzi, ovviamente io parlo per quello che sento in mano, però a tutti i ragazzi del raduno la manicatura era sembrata sottile, quindi l'abbiamo modificata. Secondo me così è spettacolare, veramente spettacolare in tutte le prese, ragazzi. Ma ripeto, in arretrata con questa scampanata, paura, avete tutta la potenza, potete erogare tutta la potenza di questa bestia, ragazzi, di questa bestia mitologica. Altra cosa che abbiamo fatto è stato arrotondare la finger, perché anche se il disegno quadrato mi piaceva di più, ragazzi, arrotondata, ragazzi, non avete spigoli, lavorate bene, non dà fastidio, cioè veramente, ragazzi, è come toccare una bella tetta, ragazzi, spettacolo, vi innamorate, non passateci troppo tempo su questa tettina, ragazzi, perché è davvero spettacolare. È cambiato anche il fodero, ragazzi, è cambiato anche il fodero. Prima avevamo il Techlock col fodero con un attacco molto alto, come vedete, è cambiato completamente. Prima di tutto un taglio solo, con tre tagli, la parte qua in mezzo rimaneva un po' mobile, non lo so, comunque ne ho fatto fare uno solo, sempre logo PVT Gravibus Cultro. Ma la cosa fondamentale è che ha meno collo, quindi la ritenzione del coltello non è fortissima come questo del vecchio Atomo, ragazzi, perché era veramente durissimo da estrarre, durissimissimo, ragazzi, sia da infilare che da estrarre. Praticamente, ragazzi, vi portava via i pantaloni, quindi era troppo duro, ma soprattutto con il Techlock rimaneva troppo alto in cintura, dava fastidio al costato proprio, era veramente troppo alto. Quindi cosa abbiamo pensato, ragazzi? Di metterci questa bella placca con il passaggio per la cintura, ragazzi, passaggio cintura in nylon, ovviamente, ragazzi, cordura nylon, insomma, quel calè, ragazzi, in modo tale che il coltello rimane bello libero di muoversi, anche perché col Techlock il coltello è grosso, ragazzi, dava un po' fastidio anche il fatto che fosse rigido. Qui il coltello è bello libero di muoversi, ragazzi, e soprattutto sta più basso, vedete la differenza degli attacchi? Vedete, resta molto più basso in cintura, allo stesso livello sarebbe qui, ok? Quindi vi resta molto più basso in cintura. Per un coltellone è decisamente meglio, lo trovo molto più comodo, e l'attacco, ragazzi, è sicuramente, ovviamente, super valido, è super valido. Se volete sbattiamo per ore, però non uscirà mai, ma ovviamente il coltello esce molto più facilmente, e questa cosa mi fa godere tantissimo, ragazzi. Nel fodero c'è ancora un pochino d'olio, ok, eccolo lì. Ragazzi, cosa vi posso dire? Mettiamo qui anche Atomo 2.0. Ragazzi, cosa vi posso dire? Un coltello che secondo me dovete assolutamente provare. È uno dei coltelli in presa arretrata più potente mai provato in assoluto. Ragazzi, 6 mm di Becut.
Ragazzi, paura, paura. Poi nella prova di adesso dovevo provare il chopping, quindi ho fatto un pochino di batoning per farvi vedere, però sottolineiamo una cosa, ragazzi. L'abbiamo provato sulla quercia, ragazzi. Sulla quercia stagionata, l'avete sentita? Era di marmo. Non ho provato il coltello sul pongo, ragazzi, per farvi vedere che funziona. L'ho provato sulla quercia appositamente per vedere se reggeva. E il coltello ha retto, ragazzi. Ha retto, botte da Orbi, il coltello ha retto. Il filo era perfetto, ragazzi. Questa cosa mi ha fatto godere, qui devo fare i complimenti ad Alessandro, perché davvero a tutta la Gravibus, ad Alessandro e Marco, perché ragazzi, il filo ha retto da Dio, pestando sulla quercia scelta appositamente, ragazzi, per testare Atomo 3.0, perché doveva essere perfetto, doveva reggere tutto. Ragazzi, è un mostro, è un mostro, è un mostro vero, ragazzi. Fa veramente paura. Non vi ho dato le misure, ve le do. Nella sua interezza misura 36 cm, ragazzi, e ha 21.8 di lama, ok? 21.8 dalla finger alla punta, tagliente utile 17.6. Ragazzi, 600 grammi di peso, quindi è un coltello pesante, ragazzi. Però non prendete questo coltello per andare a fare ricciolini. Questo è un coltello da campo che prendete per andare a fare campo e lasciate tranquillamente a casa l'accetta, perché questo butta giù tutto. Questo in mano così, ragazzi, è un'accetta. La lama spostata in avanti, ragazzi, grazie alla finger, che va a togliere peso, bilancia il coltello e dà un bilanciamento in avanti pazzesco al coltello. Ragazzi, secondo me è un'accetta, dovete assolutamente provarlo. Vai a fuoco, ti scongiuro, eccolo lì, perché se no non rifaccio il video, ragazzi, che ho una pacca di roba da fare oggi. Comunque, ragazzi, coltello assolutamente, assolutamente da provare. La manicatura adesso è 14.2. Ragazzi, io sono di parte, sono veramente, veramente di parte, però secondo me è veramente uno dei coltelli più potenti in assoluto mai provato, più resistenti, 6 mm, indistruttibile, ragazzi. Adesso con questa manicatura è diventato un coltello perfetto, ragazzi, per andare nel bosco a primeggiare, a distruggere tutti con questa potenza. Andiamo alle conclusioni finali. Atomo 3.0, ragazzi, con le correzioni finalmente apportate dopo averlo provato intensamente al raduno di Trebbana con tutti i ragazzi. Modifica la manicatura che adesso, ragazzi, non scivola più, non scivola più. Avete in mano un'accetta, uno strumento per la distruzione, ragazzi. È veramente potentissimo. Il meglio di lui, ragazzi, nel chopping. Una macchina indistruttibile. Nel batoning, ragazzi, con uno spessore così, non avete paura di niente. Per i lavoretti di fino, presa avanzata che riequilibra completamente il coltello. Avete il peso dietro, ragazzi, quindi un coltello ultra maneggevole che non stanca la mano, per andare a fare anche i lavoretti di fino, a incidere il vostro nome sui pomodorini per fare innamorare finalmente l'amorosa. Ragazzi, un coltello che secondo me l'ho fatto io, sono di parte, ragazzi, l'ho disegnato io, ovviamente l'ha realizzato Gravibus Cultro, però ragazzi è un coltello assolutamente da provare, assolutamente da provare se volete veramente dominare la potenza. Ragazzi, da Atomo 3.0, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!